Purtroppo non mi sono reso conto di niente. Sharon andava a camminare da sola o a volte con me la sera per evitare il caldo. Se avessi saputo che sarebbe uscita a quell'ora, non l'avrei lasciata andare. Queste sono le parole disperate di Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, assassinata lo scorso 30 luglio a Terno d'Isola, Bergamo. L'omicidio è avvenuto a circa 650 metri dalla sua abitazione, mentre la donna era intenta in una corsetta serale, una routine che aveva adottato per sfuggire al caldo. Sergio Ruocco, elettricista di Seriate, è sconvolto e non riesce a spiegarsi quanto accaduto. La coppia, insieme da 16 anni, abitava in un complesso di nuova costruzione alla periferia di Terno d'Isola. Avevano anche partecipato a un corso prematrimoniale in parrocchia a gennaio, in preparazione a un matrimonio in chiesa. Non avevano nemici e non c'erano contrasti tra loro. Le amiche di Sharon confermano che la sua vita era impeccabile. Chi, dunque, potrebbe averla uccisa? Ruocco, tormentato dai rimorsi per essere andato a dormire presto la sera dell'omicidio e non aver notato nulla, ha detto: «Speravo in una risoluzione più rapida. Gli inquirenti sono ancora a caccia dell'assassino e hanno identificato un intervallo di circa 50 minuti in cui Sharon è rimasta senza assistenza, tra le 23:45 del 29 luglio, quando è uscita per la passeggiata, e mezzanotte 35, quando ha chiamato il 112 segnalando di essere stata accoltellata. Durante quel lasso di tempo, il cellulare di Sharon mostra che ha percorso solo 650 metri. È possibile che si sia fermata a parlare con qualcuno o che abbia incontrato qualcuno? L'assassino le ha inferto 3 coltellate alle spalle ed è fuggito, mentre Sharon, con le ultime forze rimaste, ha lanciato l'allarme. Tuttavia, non è riuscita a fornire informazioni sull'aggressore ed è morta in un lago di sangue. Nessuna telecamera ha catturato l'omicidio. I carabinieri stanno acquisendo nuovi elementi, mantenendo però il massimo riservo. Potrebbero aver ritrovato l'arma del delitto, ancora sporca di sangue. Hanno sequestrato un box nel condominio di fronte al luogo del delitto, che conteneva un giaciglio, probabilmente di un senzatetto, e diversi oggetti, inclusi coltelli. La proprietaria ha confermato di non aver affittato il box e non sapeva che vi dormisse qualcuno, sebbene alcuni residenti avessero notato un via vai sospetto. Potrebbe essere stato l'assassino di Sharon a dormire lì? Tutto ciò che è stato trovato nel box è stato sequestrato e sarà sottoposto a esami scientifici per cercare DNA e altre prove che possano condurre all'identificazione dell'assassino. Gli esperti del RIS di Parma e dei crimini violenti del ROS, già coinvolti nel caso di Yara Gambirasio, sono al lavoro per risolvere il femminicidio di Sharon Verzeni. I luoghi del crimine ricordano quelli del delitto della giovane ginnasta. A Terno d'Isola, dove Sharon vive, risiedeva anche Esther Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara. La popolazione locale sospetta di un senzatetto di origine magrebina di 40 anni, noto per i suoi comportamenti violenti e spesso ubriaco, che da qualche giorno non si vede in paese. Questa pista non convince gli inquirenti. L'uomo non avrebbe un chiaro movente per l'omicidio di Sharon. L'assassino, infatti, ha agito con estrema violenza, suggerendo un motivo personale o una vendetta. Le indagini inizialmente avevano puntato sul compagno di Sharon, Sergio Ruocco, ma i riscontri lo scagionano. Era a casa a dormire al momento del delitto. Anche il padre di Sharon, Bruno Verzeni, insieme agli amici e al datore di lavoro di Sergio, è convinto dell'innocenza dell'uomo. La domanda rimane dunque: chi ha ucciso Sharon? Forse la risposta potrebbe arrivare dal cellulare della vittima. Sebbene a prima vista non emerga nulla di sospetto, sono in corso verifiche su alcune chat. Bruno Verzeni, nella speranza di incitare il killer a farsi avanti, ha dichiarato pubblicamente: «Non nutriamo rancore, odio o vendetta verso l'assassino, ma solo un grandissimo dolore.
mia moglie ed io siamo in pace. Le sue parole, al momento, non sembrano aver sortito alcun effetto.